sentivo storno. E sentivo l'acqua dentro di me, un po'. Cioè sentivo tutta l'acqua dentro. Com'è? Il suono lo sentivo molto più forte e la sentivo meglio la cascata. Ti senti più libero e più rilassato. Senti il rumore molto più forte e sembra che sei lì vicino tanto. Sentivo un rumore più forte e sembrava che l'acqua mi cadesse addosso. Mi sono rilassata. Mi sembrava di avere l'acqua dentro il mio corpo. Mi sembrava di avere l'acqua dentro di me. Mi sembrava di avere l'acqua dentro del corpo. Mi sembrava di avere una cascata dentro di me. E mi pareva che l'acqua mi stava venendo addosso, per esempio. Mi sentivo scorrere l'acqua nella mente. E sentivo come se l'acqua mi era dentro. Una roba del genere. Anche il re. Mi sentivo più libero e rilassato. Mi sentivo fischiare nelle orecchie, come sentivo più forte. Perché lei ha questo interesse dell'acqua? Ho l'interesse dell'acqua prima di tutto perché un attimino mi sento ecologo, mi piace l'acqua e mi piace il Rio Cavallo. Secondo punto, perché i miei genitori avevano un mulino. Ho portato avanti anch'io il mulino fino al 1990 e con orgoglio devo dire che il mio mulino, fino che ha lavorato, si adoperava l'acqua del Rio Cavallo per farlo girare, per far macinare. E mi è venuta questa passione. E in contemporanea sono affezionato al Rio Cavallo e se riesco a recepire, a sapere qualche notizia, qualche novità, vedo di tenermela, di acquisirla. Ci tengo anche a tenerlo curato, il Rio Cavallo, perché vedere come un mese e mezzo fa, che nel Rio Cavallo scendeva l'acqua totalmente sporca, inquinata, questo mi ha fatto molto, ma molto dispiacere. Quanti anni hai scoperto che ti piace l'acqua? Come? Sono sempre stato appassionato dell'acqua. Anzi, devo dirti che una volta un ingegnere mi aveva proposto, parlo quando andavo alle medie a Rovereto, mi aveva proposto, un ingegnere anziano devo dire, di continuare a studiare ingegneria idraulica, che non ho fatto, malauguratamente. E dov'è che era il tuo mulino? Allora, il mio mulino nel paese di Cagliano, se hai presente dove c'è il distributore, sul bivio, sulla strada di Folgaria, la terza casa, quella casa alta, metà gialla e metà bianca, lì avevo il mulino. Se fai attenzione all'interno del mio cancello, vedi, ho messo lì esposte come ricordo ancora le vecchie macine di pietra che servivano per schiacciare il grano e la pila, è il suo nome vero, è un sasso scavato all'interno che serviva per mondare l'orzo, anche il riso, però col riso è un'altra lavorazione. Quella lì era esclusivamente per mondare l'orzo. Allora, questo è il sentiero del Gatch che porta a Castel Beseno. Se vi girate, vedete questa piccola macchia di piante alte con le foglioline ancora piccole? Le prime di fronte a noi. Il suo nome è McLura. È una pianta americana-canadese. È stata importata da Beseno quando hanno costruito il castello Beseno. È una pianta protetta, una volta ce n'erano tante di più, dopo i contadini
o la gente per riscaldarsi l'hanno battute. Questa piccola selva è sotto protetta, è un po'... è un po' lasciata allo stato brado. Pensate che queste piante in Italia ci sono solamente da due parti, qui sulle pendici della collina del Castel Beseno e in Abruzzo vicino a un altro maniero. Sono sempre state importate dai vecchi castellani. Calcio? No, per fare la calcia, bravo. La? Calcio. Sì, sì. La calcia. Come ti chiami te? Davide. Ecco, vedete ragazzi, questo è la calchera. In italiano, credo, il forno per cuocere i sassi. Sotto veniva messa delle fascine, la legna, accatastata. Dopo, in un determinato modo, venivano messi dentro i sassi di calcare, questi sassi ricoperti un'altra volta con della legna, dopo veniva acceso il fuoco. Ho letto che il fuoco doveva rimanere acceso per 4-5 giorni. I sassi si cuocevano. Quando tutto era spento, i sassi venivano levati, cotti, diventavano come friabili venendo messa sui sassi dell'acqua, si trasformava in calce che dopo solidificava per fare i muri. Questa qua, la storia parla che è stata costruita questa calchera per fare cuocere la calce, perché a quei tempi aveva costruito per costruire le case di Cagliano. Un mio amico, non sono sicuro, ma ha detto che qui l'ultima cotta di sassi, l'ultima cotta, è stata fatta nel 1950. Adesso andiamo a vedere il Rio Cavallo. Ecco, allora noi adesso stiamo scendendo nel letto del Rio Cavallo, detto anche Rospach. Qui, dove siamo noi fermi, sarebbe il proseguimento del sentiero del Gach. Noi, caglianoti, in dialetto lo diciamo anche questo pezzo qui, Soga, perché è abbastanza ripida per andare giù nel letto del Rio Cavallo. Qui siamo nel letto del Rio Cavallo. Questa attualmente è solamente l'acqua che esce dal Rio Val di Gola, perché come ho detto prima, l'acqua vera del Rio Cavallo va a finire a Rovereto. Qui siamo sopra a questa briglia, si chiama briglia, della Serra Camelli. Camelli sarebbe stato l'ingegnere, il suo nome vero è Serra Camelli. Noi diciamo il Zambellon in dialetto. Camelli sarebbe stato l'ingegnere o l'incaricato, che a quei tempi, parlo prima del 400, è stato incaricato dalla baronessa Signori Cresceri per fare questa chiusa, per poter portare l'acqua attraverso quel canale là a Castelpietra, perché Castelpietra, dovreste averlo studiato, era circondato dal fossato con dentro l'acqua e il ponte levatoio.